Intanto abbiamo avuto questo risultato straordinario, 10 miliardi e 200 milioni di euro, sono la quota più elevata che abbia mai avuto la Regione Campania, sia in cifra assoluta che in percentuale pro capite. Prosegue la nostra battaglia perché vogliamo cambiare i criteri del riparto nazionale. Sapete che oggi la Campania è penalizzata perché dai tempi di Calderoli e Berlusconi fu approvato come criterio fondamentale per il riparto del Fondo Nazionale l'età della popolazione. Siccome siamo la popolazione più giovane d'Italia, siamo la più penalizzata. Questo è un criterio inaccettabile. Questo criterio deve essere riequilibrato con il criterio della deprivazione sociale, cioè del reddito pro capite, della povertà dei cittadini. Quindi abbiamo ottenuto, oltre ai 10 miliardi e 200 milioni, che è un risultato straordinario, anche l'istituzione di una commissione che in una settimana dovrà modificare definitivamente i criteri del riparto nazionale del Fondo Sanitario. Ovviamente noi proseguiremo nell'azione di riorganizzazione della sanità. Noi siamo nel pieno di una rivoluzione vera e propria della sanità campana. Gli obiettivi sono qualità del servizio ai cittadini, sburocratizzazione, eliminazione delle liste di attesa, reti dell'emergenza che non esistono. Chi ha un infarto, un'ischemia in un territorio dell'area interna rischia di morire. E tutto questo nell'ambito di una utilizzazione virtuosa e rigorosa delle risorse pubbliche. Ce la possiamo fare.